diplomati e competenti. Sono i ragazzi con disabilità che hanno partecipato al progetto Sommelier senza barriere, grazie all'iniziativa dell'Associazione Sommelier di Bari, che con un ciclo di lezioni pensate per loro li ha formati come sommelier astemi. Diplomati, i primi sommelier astemi. Il mondo enologico si apre anche al mondo della disabilità ed è possibile tutto. Sì, è possibile, ma la spinta la danno proprio i ragazzi, che ci motivano, perché in un corso così dove insegniamo loro a raccontare un vino, a presentarlo, a proporlo al cliente e quindi anche a farne decantare le caratteristiche del vino stesso, solo attraverso la vista e l'olfatto ci stiamo misurando anche noi come AICE e come docenti. E i ragazzi sono meravigliosi perché assimilano tutto, anche qualche errore che facciamo nell'apertura delle bottiglie i ragazzi assimilano. È un progetto che serve, la finalità è quella di vedere questi ragazzi inseriti nel mondo del lavoro, perché sono sempre per lo più dimenticati. Ecco, quindi il nostro contributo di AICE è quello di, con le nostre competenze, di arricchire un po' le loro, soprattutto in questo progetto di Teste Calde che vede questo ristorante nascere proprio per dare la possibilità ad alcuni di loro di lavorare. Con l'amore, con la passione, con la volontà si aprono tutti gli orizzonti possibili e immaginabili. Questo vostro bel progetto che oggi vede i primi risultati nella prova. Certo, è un progetto grazie all'idea che viene dalla base, di una delegazione che ha pensato di promuovere il sommelier anche al sommelier astemi, a questi ragazzi che ci hanno dato tantissimo durante le lezioni, sono stati preparati, bravi, ma soprattutto è una di quelle poche cose che ci riempie di orgoglio. Per una delle poche volte che si parla di eventi copiati, e qui dal nord ci stanno copiando gli eventi, ci stanno chiedendo come avete fatto a farlo, mandateci il progetto perché vogliamo promuoverlo. Hanno chiamato da Milano l'altro giorno, quindi vuol dire che la terra di Puglia esprime anche delle eccellenze nelle iniziative. Proprio ieri è partito un altro progetto a Foggia chiamato AICE, Amo il Sociale, quindi l'iniziale di Amo il Sociale, rivolto a un'altra attività che un'altra delegazione sta facendo. Quindi AICE è sempre presente, non solo per la parte istituzionale, per la parte formativa, ma anche si guarda intorno e dà quello che può dare al suo territorio. Nessuno si dovrà sorprendere se al ristorante, per esempio un ristorante come Teste Calde, a consigliare i vini sarà un ragazzo disabile, perché sono competenti, preparati, anche sommelier. Sono competenti e preparati, sono abilissimi nel consigliare un vino e abbinarlo al buon cibo che si propone qui a Teste Calde. Sì, sono i ragazzi che partecipano da diversi anni al progetto di inserimento lavorativo della cooperativa sociale di disabilità al lavoro. Noi cerchiamo di dare dignità lavorativa oltre alla dignità sociale che questi ragazzi hanno diritto di guadagnarsi a suon di forchetta. Come nasce la collaborazione con l'AICE? La collaborazione con l'AICE è stata meravigliosa, è nata spontaneamente attraverso le idee geniali di Lello Massa, che è il delegato dell'AICE Bari, che insieme con un laboratorio, una fucina come quella di Teste Calde, è stato semplice congegnare un progetto che vedeva protagonista la persona disabile e il vino. I ragazzi sono impiegati qui nel ristorante Teste Calde, ma ce ne sono altri che sono impiegati in altri ristoranti dei paesi limitrofi. Pochi, ma auspichiamo che altri ristoratori audaci e coraggiosi facciano la scelta di prendere un sommelier astemio nel loro ristorante, perché diventerebbe una punta di diamante nel loro ristorante, nella loro attività lavorativa. Ragazzi, facciamo un applauso a Luca! Bravo! Bravo Luca! Dai ragazzi del primo corso, semplicemente grazie.